Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi, finalmente sono veramente sincero, questo video lo progettavo da tantissimo tempo e finalmente ho trovato il pretesto per parlare di questo album veramente stupendo. E niente, oggi andiamo a parlare di Elenion Ankalima. Perché oggi andiamo a parlare di Elenion Ankalima? Perché voglio, tra molte virgolette, spoilerarvi cosa non vedremo nella serie TV del Signore degli Anelli. Perché in teoria io ci spererei di vedere questo, ma non lo vedremo mai perché, da quello che ho capito, non hanno i diritti su questo. Non hanno i diritti sui racconti incompiuti, quindi purtroppo la storia che vi sto per raccontare molto probabilmente non la vedremo sulla serie TV, e questo un po' mi ci fa rodere il culo effettivamente, perché essendo fan di Tolkien, bello sfegatato, grazie a Saverio e grazie a comunque Summoning, un po' mi gira, sinceramente mi girano le palle vedere che una storia del genere contenuta in Elenion Ankalima non possa essere trasferita in serie TV. Detto questo, andiamo a parlare un po' dell'album e cosa ci sta proponendo Saverio. L'album è un ovviamente atmospheric black dungeon synth ed è molto molto diciamo improntato sull'epicità delle tastiere, dei sintetizzatori, e ci vuole appunto raccontare la storia dei Numenoreani, un popolo di umani che adesso vi andrò a raccontare, che dopo la guerra dell'Ira, ovvero nella seconda era, ha fatto un po' di cose, alcune belle, alcune brutte. Andiamo a vedere appunto chi sono i Numenoreani. La seconda era iniziò subito dopo la sconfitta dell'oscuro signore Morgoth da parte dell'esercito dei signori dell'Ovest nella guerra dell'Ira. I Valar ricompensarono gli Edain che avevano combattuto contro Morgoth, donando loro la sovranità dell'isola di Numenor, fatta sorgere a metà strada tra Valinor e la Terra di Mezzo nel Grande Mare. Furono dunque anni oscuri per quei pochi uomini che rimasero sulla Terra di Mezzo, di cui la documentazione è scarsa, mentre di grande gloria per gli uomini dell'Ovest, in seguito detti Dunedain. Essi, guidati da Elendil e i figli di Anarion e Isildur, fondarono i regni di Arnor e Gondor nella Terra di Mezzo. Dopo la guerra dell'Ira e la sconfitta di Morgoth, i Valar decisero di ricompensare gli Edain, che durante la prima era combatterono contro il male a fianco degli Elfi, poiché le loro sofferenze erano state lunghe e terribili. Osse trasse quindi l'isola dalle profondità dell'oceano, mentre altri Maiar e Elfi di Aman contribuirono con i propri poteri e conoscenze a rendere quella terra bellissima e accogliente. Una volta che l'isola fu pronta, i Valar comunicarono agli Edain la possibilità di trasferirsi in questa nuova terra, dove, oltre a vivere per sempre in pace e lontano dalla corruzione della Terra di Mezzo, avrebbero anche beneficiato di grandi doni come una vita molto più lunga dei normali uomini e una grande saggezza. Non erano molti i superstiti delle tre stirpi degli Edain e non tutti se la sentirono di affrontare il viaggio per mare. Tuttavia, la maggior parte scelse di accogliere l'invito delle potenze di trasferirsi nella nuova isola posta a metà strada tra la Terra di Mezzo e Aman. Per i 600 anni successivi, i Dunedain e i discendenti di Erros rimasero sull'isola di Numenor, completamente strani alle vicende della Terra di Mezzo e pensando unicamente a crescere e a rendere ancora più bella la propria terra. Poi gli Edain fecero vela per le acque profonde, seguendo la stella, e i Valar resero il mare tranquillo per molti giorni, inviando luce solare e vento favorevole, sicché le acque scintillavano agli occhi degli Edain, come vetro increspato, e la schiuma volava come neve davanti alle prue delle loro navi. Ma tale era lo splendore di Rodinzil che anche al mattino gli uomini potevano vederla e balenare all'ovest, e nelle notti limpide splendeva sola, poiché ogni altra stella ne era offuscata, e, stabilendo la rotta su di essa,
Gli Edain giunsero al fine al di là da leghe e leghe di mare e scorsero lontana la contrada che era stata approntata per loro. Andor, la terra di Dono, rilucente in una bruma dorata. Allora scesero a riva e trovarono un paese bello e ferace e furono lieti e lo chiamarono Elenna, vale a dire quartieri della stella. Anche Andune, cioè Ovesturia. Numenor, in lingua Alto Eldarin. Allora, cominciamo a parlare delle canzoni, però prima di parlarvi di Under a Silver Star, dovrei spiegarvi che cosa vuol dire Elenion Ancalima, ovviamente, che in elfico vuol dire la stella più luminosa. Allora, è riferito alla stella che ha guidato gli Edain, come vi ho letto appunto adesso, che li ha guidati a Numenor. Questa stella si chiamava Erendil. Ok, adesso, Erendil non era un mezzelfo il marinaio? Sì, era conosciuto appunto come Erendil il marinaio, scusate. È strettamente collegato con questa stella perché praticamente fu il primo uomo a attraversare l'oceano per portare il Silmaril ai Valar. Cosa fecero quindi i Valar per ricompensarlo di quello che aveva fatto, ovvero ha portato il Silmaril e aveva spiegato un po' quello che stava succedendo nella Terra di Mezzo, fu trasformato praticamente nella stella che poi guiderà il suo popolo. Perché il suo popolo? Perché era sposato appunto con un'elfa e diede alla luce due figli, Elros ed Elrond. Elros fu il primo re di Numenor ed Elrond lo conosciamo appunto. Ma i Valar chiesero a questi due figli di Erendil appunto, di scegliere se vivere una vita mortale da umano oppure da una vita immortale da elfo. Per quanto riguarda Elrond sappiamo che scelta ha fatto. Per quanto riguarda Elros, ve l'ho detto adesso, ha deciso di prendere la via mortale per poi poter guidare appunto il suo popolo. Per quanto riguarda appunto Numenor, fu infatti il primo re di Numenor e fu lui a guidare gli umani di Numenor verso l'isola creata dai Valar. Allora, parlando invece della canzone in sé per sé, parliamo adesso di musica. La melodia che compone Under a Silvered Star ci rievoca nel modo migliore la creazione dell'isola di Numenor. Cioè a pensare di come questo popolo all'inizio non era corrotto. Poi vedremo il perché vi sto dicendo di questo. Che quell'isola era veramente ciò che meritavano in quel momento storico. Lo stare lontano appunto da tutta la corruzione della Terra di Mezzo. Avevano, diciamo, sofferto abbastanza. E i Valar hanno deciso appunto di compensarli con questo premio. E il premio era appunto una vita vissuta in tranquillità. La felicità appunto di avere una terra propria dove prosperare. Il tutto poi, vabbè, è condito da rumori di oceani e di onde che arricchiscono il tutto. Poi c'è la straordinaria voce narrante che appunto ha preso un pezzo di questo spezzone che vi ho letto e praticamente ce l'ha narrato sulla canzone. Andiamo avanti. Di Lay of Numenor ne parlerò dopo perché andiamo in ordine cronologico. Lay of Numenor, se non sbaglio, dovrebbe essere l'ultima canzone. Durante il regno di Tar Elendil, il gran capitano delle navi Ventur, lontano discendente di Dar Vardamir, dopo aver potenziato la flotta, intraprese un grande viaggio transoceanico che nell'anno 600 lo portò ad approdare nella Terra di Mezzo, sulle coste del reame elfico del Lindon. Ormai la strada era aperta e l'esplorazione della Terra di Mezzo subì un grande impulso sotto il regno di Tar Aldarion, il quale stabilì proficue relazioni con Gil-galad e fondò diversi insediamenti sulle coste alle foci dei fiumi, favorendo l'insediamento di coloni numenoriani in quelle terre. Inoltre il re promosse la protezione delle foreste dell'isola e al contempo il potenziamento dei porti e dei cantieri navali, rendendo i numenoriani la maggiore potenza navale di Arda. E si dissero l'un l'altro: perché i signori dell'Ovest se ne stanno sempre in pace sempiterna, mentre noi dobbiamo morire e andare non sappiamo dove, lasciando le nostre case e tutto ciò che abbiamo fatto? Gli Eldar invece non muoiono, neppure coloro che si sono ribellati ai signori. E visto che abbiamo dominato tutti i mari e che nessuna distesa d'acqua è così selvaggia o ampia che le nostre navi non possano superarla, perché non dovremmo andare ad Avalonne a salutare i nostri amici?
e ve ne furono che dissero: perché non dovremmo andare addirittura ad Aman e gustarvi, fosse pure per un giorno solo, la felicità delle potenze? Forse che non siamo cresciuti in forza tra i popoli di Arda? Gli Eldar riportarono queste parole ai Valar e Manwë ne fu angustiato, poiché gli parve che un'ombra gravasse sul meriggio di Numenor. Benché i Valar avessero fatto loro il dono di una lunga vita, dopo alcuni secoli i Numenoreani cominciarono ad insuperbirsi. Essi, infatti, non comprendendo appieno il dono della mortalità concesso loro da Eru Ilúvatar, anellavano all'immortalità e cominciarono a guardare con invidia gli Elfi e i Valar, sviluppando nel corso degli anni una crescente xenofobia e ostilità nei confronti di questi. I propugnatori di queste idee presero nome di Uomini del Re e svilupparono una dottrina suprematista che vedeva negli Elfi e nei Valar, se non dei nemici, dei pericolosi e infidi rivali. Sempre più numenoreani cominciarono ad aderire a queste pericolose dottrine, tanto che alcuni re alla fine dell'epoca di Numenor abbandonarono l'elfico come lingua di corte, adottando come lingua principale l'adunaico, e cominciarono ad aggiungere ai nomi elfici che assumevano, una volta ascesi al trono, anche un nome in questa lingua. In tutto questo, solo una parte di Numenoreani, prevedendo la pericolosità di queste dottrine e la sventura che ne sarebbe derivata, si serbò fedele all'antica amicizia verso gli Elfi e alla fede nei Valar. Tuttavia, furono ben presto costretti a ritirarsi nel Principato di Anduin, guidato da una linea collaterale della casata di Erros, oppure a migrare direttamente nelle terre occidentali, nella Terra di Mezzo, dove formarono dei principati amici degli Elfi. Vediamo un po' dove l'ho già sentita questa storia. Ah sì, nei libri di storia. Certo che comunque, regà, Tolkien la sapeva proprio lunga, eh. C'è niente da fa. Nel 325 salì al trono di Numenor Ar-Pharazôn, il 25esimo ed ultimo grande re dei Numenoreani. Era questi un sovrano forte e ambizioso, tanto che sotto di lui Numenor raggiunse l'apice della propria potenza militare ed economica. Ar-Pharazôn apparteneva, a differenza dei suoi predecessori, agli Uomini del Re. Tuttavia, viene ricordato con onore dai Dúnedain superstiti, poiché fu uno dei pochi uomini in grado di imporre una gravosa umiliazione a Sauron. Egli, infatti, quando l'Oscuro Signore divenne una minaccia per la Terra di Mezzo, sbarcò con un immenso esercito ad Umbar e sconfisse in breve le armate di Mordor e prese prigioniero Sauron. Allora, mi devo fermare un attimo perché devo parlare adesso, a questo punto, inevitabilmente, della spedizione di Ar-Pharazôn su Sauron. Ar-Pharazôn, come abbiamo visto, era un leader molto, molto orgoglioso. È proprio questo suo orgoglio che l'ha portato appunto alla morte, ve lo spoilerò un minimo, alla morte di Numenor, alla caduta di Numenor, la Clabeth, come appunto viene chiamato. La spedizione appunto di Ar-Pharazôn contro Sauron parte perché Sauron aveva detto praticamente di essere il re di tutti gli umani. Ar-Pharazôn ovviamente non prese bene questa cosa e decise di punire, se così vogliamo dire, Sauron, cercando appunto di radunare tutto l'esercito possibile di Numenor e sbarcando poi su Umbar, il porto appunto più vicino numenoreano sulla Terra di Mezzo, facendo quindi, iniziando la sua marcia verso Mordor. Che succede poi? Succede che le forze di Sauron, nonostante fossero tante, vedendo quello sconfinato esercito di Ar-Pharazôn di umani, cominciarono a disertare, spaventati appunto. Vedendosi i ranghi sempre più assottigliati, sempre più persone disertarono nell'esercito di Sauron. A questo punto che fece Sauron? Sauron appunto capì di essere sconfitto e, usando la sua astuzia, decise di trasformarsi in un confortante elfo, confortante, e farsi praticamente catturare, in modo tale da poter, come dire, corroborare dall'interno la mente di Ar-Pharazôn e dei Numenoreani. In poche parole, ha avvelenato la mente dei Numenoreani con la sua astuzia. Allora, prima di
continuare la storia, volevo parlarvi della canzone dedicata appunto ad Arpharazôn. Arpharazôn, musicalmente parlando, ci trasmette sin da subito con il ritmo appunto che prende sin da subito con la batteria. Autorità, fermezza, orgoglio, tutto ciò che appunto era Arpharazôn, tutto ciò che era appunto questo leader. Poi gli ottoni effettivamente vanno a sottolineare quel senso di regalità, di senso di onore del fiero re, appunto, di fierezza di cui appunto sta parlando. Se dovessi immaginare Arpharazôn ascoltando solo questa canzone, beh, vi dico la verità, me lo immagino proprio come un leader molto carismatico, molto orgoglioso, sempre a testa alta, ecco, il termine giusto è proprio sempre a testa alta, appunto in grado di guidare i propri uomini verso imprese gloriose. Il ritmo della batteria su cui è basata la canzone poi dà quel senso di militarizzazione e patriottismo, quel senso di appartenenza appunto al popolo numenoreano che Arpharazôn ha accentuato moltissimo nel tempo. Sul finale poi mi fa pensare che nonostante tutto l'esercito non era un esercito formato da, diciamo, barbari, non mi è venuto un termine migliore, bensì da un esercito molto più fiero, un esercito molto più, una forza militare un po' come gli antichi romani, non so come spiegarlo in questo caso, non mi viene il termine, passatemi questo paragone che vi ho fatto, ecco, con l'antica Roma. Insomma, mi fa ragionare su un leader carismatico, ma di un carisma oscuro, appunto. Parumbar, invece, che è la penultima canzone, mi fa pensare di quanto fosse orgoglioso questo re, tanto appunto da radunare l'esercito spropositato. La violenza dello scream mi fa pensare a quando Sauron ha detto di essere il regnante di tutti gli uomini nella Terra di Mezzo. E questa canzone appunto mi fa pensare a come Arpharazôn ha preso questa notizia, ed è come se appunto vedessi il suo stato d'animo. La chitarra poi, diciamo che secondo me accentua molto il tutto quanto, e le tastiere infine mi fanno pensare sempre a quell'imponente regalità che ha questo leader. In poche parole, questa canzone ci racconta di come Sauron abbia fatto poi infuriare il re, e lui sfoggia tutto il suo orgoglio, prepara le truppe, appunto salpa per un bar. Tra l'altro poi verso il finale della canzone si sente proprio le truppe motivate a combattere questa guerra. Ancora una volta si sente il carisma di questo leader anche in questa canzone, traspare il patriottismo, ma secondo me passa in secondo piano e si dà molto più spazio all'orgoglio di Arpharazôn e delle truppe da lui guidate. Detto questo, signori, aperta e chiusa questa parentesi, andiamo avanti nella storia. E vi racconto appunto il finale e le ultime due canzoni che ci aspettano. Sebbene Amandil avesse detto ad Arpharazôn di non fidarsi di Sauron e piuttosto di ucciderlo, il re non gli prestò ascolto e, accecato dalla sua superbia, non uccise il suo nemico, ma lo portò prigioniero a Numenor, dove l'oscuro signore, facilitato dalla capacità di mutare il proprio aspetto in un rassicurante elfo, riuscì a corrompere la mente del re e dei numenoreani, convincendoli che Morgoth, e non Eru, era il vero sovrano di Arda e che se Valar non avessero voluto concedergli l'immortalità, allora se la sarebbero dovuta prendere con la forza. Arpharazôn, dietro consiglio di Sauron, arrivò addirittura ad abbattere l'albero di Nimloth, il cui tronco venne bruciato al tempio di Melkor. Sebbene inizialmente i Numenoreani, spaventati dai presagi, avessero per un breve periodo ripreso il senno, la paura della morte e le menzogne di Sauron furono più forti degli avvertimenti delle potenze e non desistettero dai loro insani propositi, continuando i preparativi per la guerra contro Valinor. Fu così che Arpharazôn, dopo aver raccolto la più grande armata della storia di Numenor, nel 3319 salpò alla volta di Aman per condurre la sciagurata guerra contro Valinor, per obbligare i Valar a concedergli l'immortalità. Nonostante ciò, questa non fu la fine della civiltà di Numenor. Infatti Amandil, cugino del re e capo della fazione dei fedeli,
da tempo aveva previsto che le azioni di Ar-Pharazôn avrebbero causato la rovina di Numenor e, su suggerimento di Ulmo, aveva preso delle contromisure. Su consiglio del Vala, Amandil aveva organizzato una flotta di 9 vascelli che, al momento della caduta, avrebbero dovuto portare in salvo la sua gente nella Terra di Mezzo. Poiché tuttavia l'uomo sperava ancora di poter ottenere il perdono dei Valar, poco tempo prima che la grande armata di Ar-Pharazôn salpasse alla volta di Aman, Amandil lasciò a suo figlio Elendil il compito di guidare i fedeli, mentre lui con una nave partì verso ovest nella speranza di poter parlare con le potenze, ma di lui non si ebbero più notizie. Quando fu chiaro che la furia di Eru stava per abbattersi sull'isola, Elendil e i suoi figli, Isildur e Anarion, salparono sulla volta della Terra di Mezzo ed essi, assieme a tutti coloro che erano riusciti a caricare sulle loro navi, furono gli unici sopravvissuti alla distruzione di Numenor. Questi superstiti raggiunsero quindi la Terra di Mezzo e si unirono ai Numenoreani che già negli anni passati vi erano giunti, dando origine ai regni fratelli di Arnor e Gondor e preservando così l'eredità di Numenor e la sua gloria. Bene, signori, siamo arrivati infine appunto alla conclusione di questo straordinario viaggio che Saverio ci ha voluto fare. E proprio alla fine abbiamo Lay of Numenor, anche se è la seconda canzone. Lay of Numenor ci porta nel mood di quando Elendil va a chiedere il perdono ai Valar. Trasmette la speranza che costui prova nell'andare a chiedere il perdono. Invece dall'altra parte c'è anche il popolo che comunque non ce la faceva più e che è scappato appunto dal terribile fato che attendeva l'esercito di Ar-Pharazôn. Qui devo dire che l'aggressività della chitarra accentua molto la superbia del popolo dell'esercito di Ar-Pharazôn che andava a sfidare appunto i Valar. E musicalmente parlando rievoca molto questo contrasto, appunto. In alcuni momenti sottolinea la superba in cui sono caduti i Numenoreani e in altri momenti invece sottolinea molto lo stato d'animo di coloro che invece stavano scappando, che appunto non erano stati corrotti. Per quanto riguarda Elenion Ancalima, è il finale perfetto della storia che vi ho raccontato. Questa canzone mi fa pensare all'isola che non c'è più e quel popolo che ora non esiste. Mi fa pensare alla calma che è stata raggiunta dopo la tragedia. Mi fa pensare allo stato d'animo di quei pochi superstiti che hanno dovuto rinunciare alla propria terra per il volere di un leader che poi non li rappresentava. Se penso a questo, mi pervade veramente un enorme senso di tristezza. Ritmo lento e melodia melanconica poi devo dire che accentuano veramente il tutto. Poi la bellissima voce di Ildr Valkyrie che porta molta calma, molta tranquillità, quasi come a consolare, come se fosse proprio una mamma con il proprio figlio a dire: ehi, è tutto passato, tranquillo, ne uscirete. Signori, questo è Elenion Ancalima, come dicevo. Questa è cosa ne penso io di Elenion Ancalima, un album veramente stupendo, forse anche meglio, in questi giorni l'ho rivalutato a tantissimo. Non so se definirlo il migliore di Emin Muil, perché comunque c'è anche Afaran Gathfark, però credo siano lì lì se la giocano e devo dire che questo album veramente stupendo, raga, ne vale la pena, prendetelo. Sostenete Saverio perché secondo me, come ho sempre detto, lui è il degno erede dei Summoning. Andatevelo ad ascoltare, compratelo il CD perché veramente ci racconta la storia e come ce la racconta lui, signori, non ce la racconta nessuno. Detto questo, signori, io sono arrivato al finale e niente, signori, grazie per avermi ascoltato e, come al solito, se pensate che me lo sia meritato, lasciate un bel mi piace per questo gran culo che mi sono fatto per portare questo video. Se ancora non l'avete fatto e avete visto più di 2 o 3 video nel canale e vi interessano soprattutto i temi che porto, iscrivetevi al canale più che altro per non perdervi i video che in futuro porterò nel canale.
Signori, grazie per aver ascoltato di nuovo questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca la settimana prossima con un ospite, finalmente. Mi ha appena mandato la sua registrazione per il prossimo video. La settimana prossima, signori, uscirà un video assolutamente clamoroso e non vedo l'ora di portarvelo qui sul canale. Grazie di nuovo, grazie per essere arrivati fin qui. E ci si becca la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti.